si parla molto, troppo di stress. Oggi faremo un'altra prospettiva qui, non dal punto di vista del linguaggio comune, ma dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista scientifico sono sempre di più le ricerche che lo mettono al primo posto, cioè lo ritengono fondamentale nel determinare o ostacolare il benessere, la salute fisica e la salute mentale, psicologica della persona. Quindi lo stress oggi, soprattutto nelle società occidentali, è diventato un vero problema, un problema sociale. Ci riguarda tutti noi, ci riguarda tutti e nessuno escluso, perché chi più chi meno siamo soggetti, in certi momenti quantomeno soccombiamo a questo stress. È un problema grosso, anche se, non ti ripeto, sottovalutato, perché secondo una recente ricerca 200.000 persone si ammalano ogni anno in America con gravi malattie a causa dello stress. Da noi non c'è stata una ricerca precisa a questo proposito, però siamo lì, perché il tipo di società è quella, ormai anche in Europa. E quindi è determinante non solo per prevenire, però gravi malattie, anche malattie di tipo cancro e cose del genere, si è trovato ad avere una correlazione con una cattiva gestione dello stress. Voi sapete, queste due malattie, malattie autoimmunitarie, per esempio, sono da noi in continuo aumento. E quindi andiamo a vedere questo argomento da un punto di vista scientifico, però. Altre ricerche hanno evidenziato che lo stress cronico riduce anche le aspettative di vita delle persone. Perciò cerchiamo di conoscerlo meglio per imparare a non subirlo, ma a gestirlo. Innanzitutto, che cos'è lo stress? Lo stress è una risposta adattiva dell'organismo alle sollecitazioni dell'ambiente, che determina, poi con la diapositiva, un aumento della pressione arteriosa, un aumento della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, vedete in questa colonna. Un aumento dei ritmi rapidi elettroencefalografici, mentre diminuiscono i ritmi lenti, il ritmo alfa, quello legato al rilassamento, vedete, diminuzione dei ritmi lenti elettroencefalografici, e poi l'aumento della sudorazione, l'aumento della tensione muscolare, soprattutto in certi distretti muscolari. E quindi questa reazione d'allarme è una reazione positiva, funzionale, buona nell'organismo, una specie di reazione d'allarme che permette di attivare l'organismo, sì, per fronteggiare, per far riuscire a far fronte meglio a certe situazioni pericolose che magari vengono, si presentano. Però qual è il problema? Il problema è che a volte questa reazione fisiologica, anziché andare ogni tanto verso una disattivazione, quindi verso una risposta di rilassamento, e poi magari riattivarsi nuovamente, si mantiene costante. Si mantiene costante in una reazione d'allarme che diventa cronica e lì comincia il problema. Molte situazioni quotidiane, stimoli, anche la natura, che incontriamo tutti i giorni, stimoli fisici, esempio la luce, calore, suoni, rumori, in eccesso o in difetto, quando sono troppi, quando sono troppo pochi, fanno scattare questa reazione d'allarme. Ma non solo stimoli fisici, biologici, ma anche stimoli psicologici e psicosociali, per esempio una carenza affettiva o un eccesso di furia affettiva, o stimoli psicosociali, per esempio una carenza di considerazione sociale, pensionamento o una perdita di lavoro, sono tutti stimoli
psicosociali, psicologici, che vanno comunque ad attivare quel tipo di reazione di stress che diventa, che può bloccarsi, diventare, fissarsi, diventare cronico. Esiste quindi, no, non rimanere, lascia acceso. Uno stress buono, chiamato eustress, l'ho messo qui dietro, vedete? Uno stress buono è sempre per fronteggiare le difficoltà. La reazione d'allarme che vedete su questa colonna, dopo la quale l'organismo ritrova i normali funzionamenti di recupero dell'energia e si sposta, no, i parametri si spostano verso la reazione della risposta di rilassamento, questo è l'eustress, in cui la pressione, vedete, la pressione si riduce, la frequenza respiratoria si riduce, la frequenza cardiaca si riduce, la tensione muscolare si riduce e così i ritmi lenti elettroencefalografici aumentano, insomma c'è il rilassamento. Quando c'è un passaggio da reazione dell'allarme alla risposta di rilassamento, poi magari quello è uno stress positivo, funzionale, che l'organismo ha come meccanismo di difesa legato alla sopravvivenza, insomma. Per fronteggiare rumori, luci, serviva un nuovo primitivo per attivarsi, per affrontare i pericoli, le difficoltà. Esiste quando però la persona non è in grado di passare da un polo di attivazione, reazione dell'allarme, ad uno di disattivazione e di allentamento, la risposta di rilassamento. Lo stress diventa cronico e diventa distress, lo vedete qua. Distress, vedete, ho messo qui, è una reazione d'allarme costante, mentre lo stress è una reazione d'allarme che va verso la risposta di rilassamento e poi ritorna una reazione d'allarme a seconda delle circostanze. Il distress invece è una reazione d'allarme costante che a lungo andare vedete tutti i problematici psicosomatiche, psicopatologiche di vario tipo, ed è che poi vedremo. Quindi in condizioni di stress cronico si sviluppa una ipersensibilità, una iperattività anche alle piccole normali sollecitazioni della vita quotidiana. Quindi la persona, no? La reazione d'allarme scatta anche laddove non ci sono grossi pericoli, grosse difficoltà, anche per piccole cose, quindi in pratica la persona è sempre in allarme, sempre attivata, tutti quei parametri sono sempre attivati, impedendo quindi all'individuo di rilassarsi, almeno ogni tanto, di lasciare la tensione, gli impegni, le preoccupazioni, neanche per brevi periodi, perché piccole sollecitazioni lo fanno scattare, con la conseguenza di disturbi e patologie poi vere e proprie a lungo andare. Disturbi specifici legati allo stress, questo lo stress cronico parlo, sono ansia, senso di allarme, irritabilità, confusione, irrequietezza, scarsa concentrazione, senso di sforzo eccessivo, di affaticamento, indecisione, insicurezza, difficoltà a prendere decisioni, pensieri ripetitivi, insonnia, tensione muscolare, a volte tremori, vertigini, pressione sul petto, fitte, spasmi, stitichezza, diarrea, mal di schiena, formicolia alle mani, sono questi i tipici segnali di uno stress cronico. Come? Formicolia alle mani e ai piedi. Alcune ricerche poi hanno dimostrato che lo stress è cronico, è legato strettamente a patologie come attacchi di panico a volte e anche a una serie di disturbi della vita affettiva e sessuale, disturbi della sessualità. Insomma, è evidente che lo stress cronico richiede adeguate risposte preventive e curative, perché non è da sottovalutare, anche se ripeto, molto spesso se ne parla così a sproposito nella linguaggio comune. Per cui oggi affrontiamo l'aspetto da un punto di vista scientifico, anche come cosa si può fare poi come tecniche per
prevenirlo e per affrontarlo laddove si è già instaurato uno stress cronico. Infatti anche altre ricerche, queste di sperimentali, hanno dimostrato anche il collegamento tra lo stress cronico e i funzionamenti biologici profondi, ipotalamici, neuroendocrini, che giocano un ruolo importante nell'insorgenza di malattie come quelle cardiovascolari, psicosomatiche, quelle legate anche a deficit immunitari, malattie autoimmuni che sono in aumento in questo tipo di tempi. Ora, per darvi un'idea, giusto velocemente, dei meccanismi neurofisiologici che stanno alla base, anche se in questo corso lo affrontiamo soltanto in maniera superficiale, vi faccio vedere che cosa accade a livello neuroendocrino nel sistema nervoso, che fa scattare questa reazione di allarme. Stimoli di diversa natura che possono essere visivi, uditivi, arrivano, vedete, vanno a determinare a livello encefalico l'attivazione di una ghiandola endocrina, l'amigdala, che identifica un pericolo e attiva l'ipotalamo, la zona centrale dell'encefalo. Quindi si scatta la risposta di variazione dell'allarme, si attiva la ghiandola suprarenalica, l'adrenalina, quindi viene secreta l'adrenalina. L'adrenalina va a attivare, vedete, il cuore, aumenta la frequenza cardiaca, aumenta la pressione arteriosa. Un'altra ghiandola, l'ipofisi, vedete, attiva anche la risposta di stress, l'ipofisi va ad attivare la corteccia suprarenale, quindi il cortisolo, che va un ormone che volete vedere, va ad aumentare anche ad agire sul sistema immunitario, sulla frequenza cardiaca, eccetera. Le cause di stress non rilevate a un certo punto provocano grossi problemi. Lo stress diventa cronico quando non viene rilevato. E lo stress cronico, vedete, è molto dannoso, causa grossi problemi a livello mentale, difficoltà di concentrazione, difficoltà della memoria, della creatività e delle capacità decisionali. Si produce quando stimoli persistenti interni ed esterni provoca la reazione emozionale senza possibilità di scarico comportamentale. Insomma, gli stimoli interni sono l'organizzazione cognitiva, ognuno ha il suo carattere, la sua predisposizione, la sua sensibilità, il suo, diciamo. Stimoli esterni sono invece stress psicosociali, ma non sono anche stress di altri tipi, psicologici, biologici, clinici, fisici. Quando non c'è la possibilità di scarico comportamentale, allora si accumula e lo stress diventa cronico. Perché lo scarico comportamentale determina il passaggio alla reazione, alla risposta di rilassamento, e quindi siamo nell'ambito dell'eustress, quello buono. Quando non si può scaricare, allora lo stress diventa cronico. Vedete qui poi l'attivazione del sistema limbico, dei centri ipotalamici, come abbiamo visto prima. Un po' dipende dal programma genetico, un po' dall'imprinting, cioè dall'esperienza, le esperienze di vita anche determinano la capacità di gestire o meno lo stress. E quindi la risposta neurovegetativa è psicoendocrina, tutto poi, vedete, interferisce a vicenda, si rinforza a vicenda, giusto per darvi un'idea.